Ti voglio fare una domanda e devi essere totalmente sincero con te stesso. La domanda è questa: hai una scheda embedded e la devi programmare. La domanda è, e l'ho preciso, hai 5 secondi per rispondermi: quale linguaggio di programmazione utilizzeresti per scrivere il codice? La risposta è molto probabile che sia C o C++. Se mi hai risposto o ti sei risposto diversamente, o mi stai mentendo, oppure ti sei fatto traviare dal titolo. Un saluto, io sono Lorenzo Neri e ti do il benvenuto in questo video dove ti voglio spiegare per quali motivi MicroPython potrebbe diventare il nuovo linguaggio per l'elettronica embedded. Prima di rispondere a questa domanda, è giusto rispondere a un'altra domanda. Per quale motivo C e C++ sono praticamente i linguaggi dominanti in questo mondo da praticamente più di 30 anni? Le motivazioni sono più di una ed è giusto affrontarle di passo in passo. Primo, le schede embedded non hanno una potenza di calcolo e di memoria paragonabile a quella che è un computer oppure un cellulare. Questo video magari lo stai vedendo dal tuo smartphone e se paragoni la potenza di calcolo e la memoria che hai a disposizione è 10, 100, 1000, 1 milione di volte più grossa e più elevata di una scheda embedded. Perché le schede embedded sono fatte apposta per avere prestazioni e memoria piccole e ridotte. Non hanno la necessità di far girare Photoshop oppure un video come questo. Hanno la necessità di eseguire operazioni molto più semplici e molto meno umane. Questo che cosa significa? Punto primo, i costi devono essere ridotti. In questo modo si vanno a ridurre i costi di produzione. Un processore che ha una frequenza di clock di qualche megahertz costa infinitamente meno che produrre un processore che viaggia sull'ordine dei gigahertz. Non solo, proprio perché abbiamo a che fare con potenza di calcolo e memoria ridotta, abbiamo a che fare anche con un altro dilemma. Ti faccio quest'altra domanda. Secondo te, per te o me che siamo esseri umani, è più semplice comprendere l'italiano o il linguaggio assembly? La risposta immagino sia scontata, ma te ne voglio fare un'altra. Se tu fossi una macchina, per macchina intendo un computer, per te sarebbe più semplice comprendere il binario oppure un linguaggio di alto livello come ad esempio Python o addirittura SQL? Qui la domanda non è troppo scontata, nemmeno la risposta. Dobbiamo ragionare come se fossimo un computer e per un computer è la cosa più semplice da fare. Che cosa? Capire il linguaggio binario. Giusto un pelo sopra il linguaggio binario? Abbiamo assembly. Qualche gradino sopra abbiamo un linguaggio di medio livello. Medio livello, ovvero che è quasi facilmente comprensibile da una macchina. E diciamo che con un po' di studio noi umani il C e il C++ li possiamo capire. Cosa voglio dire con tutto questo? Che il C è un giusto compromesso fra macchina e umano. Non solo dal punto di vista della comprensione, ma anche dell'esecuzione. Quando ti metti a scrivere il codice in C e lo vuoi caricare su questa scheda, viene tradotto e compilato. Il compilatore si occupa di prendere questo codice e di tradurlo in qualcosa che si avvicina molto al linguaggio binario. Questa procedura viene fatta con un linguaggio appunto compilato, qual è il C e qual è anche il C++. Per quale motivo dobbiamo fare tutto questo? Perché in questo modo non andiamo a utilizzare risorse elevate, basta poca memoria. Ci sono altri linguaggi di programmazione che invece vengono interpretati. C'è l'interprete che va a leggere ogni singola riga del codice che hai scritto e esegue il contenuto all'interno di essa. Un linguaggio interpretato può essere tranquillamente, che cosa? Indovina un po', MicroPython. Interpretato però non implica quello che ho raccontato prima. Il codice non viene letteralmente tradotto in binario. Al contrario, c'è qualche passo in più, ma non solo. MicroPython, che è praticamente alla stessa stregua dal punto di vista di sintassi di Python, è un linguaggio non dico di alto livello, ma ci si avvicina. MicroPython, da un punto di vista sintattico, è facile da capire, a differenza di quello che può essere C o C++. E di fatto, proprio perché è facile da capire, ma anche da imparare a questo giro per noi esseri umani, un'azienda come Raspberry Pi,
e lo preciso, Raspberry Pi non è solo la scheda ma anche l'azienda omonima, ha deciso di puntare tutto quanto su Python. Di fatto, se volessi esplorare questo mondo, noterai che c'è una forte influenza di Python, perché è semplice da capire, è facile anche da imparare, anche per chi è più piccolo. Dove voglio arrivare allora sul perché potrebbe essere utile non solo per la programmazione, per esempio didattica o di alto livello, per applicazioni come videogiochi, come programmazione server? Il motivo è uno: non siamo più al punto storico di 30 anni fa dove con 5 euro potevamo produrre una scheda con la potenza di un Arduino 1. Siamo arrivati al punto che con 5 euro possiamo produrre una scheda con la potenza di Raspberry Pi Pico. La differenza è molto sottile e non è nemmeno facile accorgersene, ma lascia che ti spieghi questo. Con 5 euro, Arduino 1, in questo caso lo prendo come riferimento, ha un processore, la Atmega 328, microcontrollore precisiamo, che ha una frequenza di clock sull'ordine dei megahertz, ha poco più di qualche centinaio di kilobyte di ROM, mentre invece Raspberry Pi Pico ha un ARM Cortex M0 Plus, integra 2 megabyte di flash e ha tanta ROM quanto basta, per far girare un programma in Python. Perché ti sto facendo questo paragone? Per il semplice fatto che non siamo più al punto in cui dobbiamo preoccuparci troppo della memoria occupata dal nostro programma, ad eccezione di alcuni casi dove hai la necessità di stringere all'essenziale la memoria occupata dal tuo programma e da quanto complicato sia da far eseguire alla tua piattaforma. Ma in linea generale questo limite è praticamente quasi sconfitto, motivo per cui MicroPython sta salendo sul podio dei linguaggi di programmazione per le schede embedded. Un passo per volta, ovviamente, perché parlo di Raspberry Pi Pico, ma ci sono tante altre schede embedded che permettono di utilizzare MicroPython. Vorrei, prima di lasciarti riflettere su questa storia, un piccolo paragone. Si tratta della prima cosa in assoluto che chiunque desideri imparare a programmare Arduino fa. Sto parlando del LED che lampeggia, per lo più il LED built-in, direttamente presente sulla scheda. E ti vorrei porre davanti a te questo confronto di codice. Da un lato abbiamo il C++ scritto per Arduino, dall'altra parte il MicroPython per Raspberry Pi Pico. Questo codice da entrambe le parti fa esattamente la stessa cosa per entrambe le schede. E non c'è troppa differenza con quello che è la lunghezza del codice. Le differenze sono molto più sottili. In C++ dobbiamo affrontare il concetto di void, che non è scontato e non è neanche troppo semplice da capire. Bisogna chiarire il concetto di funzione e per quale motivo setup e loop sono due parole riservate per queste funzioni. Perché le parentesi tonde e vuote? Perché le parentesi graffe? Perché i punti e virgola? Qual è il significato di digital write? Che cosa significa delay e perché c'è un mille lì dentro? Certo, con un minimo di inglese, con un minimo di intuizione, potremmo arrivare a capire cosa vuol dire delay e perché mille. Ma trasferiamo tutto questo sul lato MicroPython. Non abbiamo una funzione che faccia il setup o il loop. Abbiamo le nostre dichiarazioni che ci permettono di ottenere quello che ci serve per far funzionare il lampeggio del LED. E guarda caso è scritto molto esplicitamente PIN, From Machine Import PIN, che già fa capire tante cose. Altro aspetto, While True, finché per sempre, è più diretto. Ma non solo, anche per scrivere il valore digitale, quindi la digital write, anziché fare digital write, qui facciamo semplicemente pin.value. Un altro aspetto, è molto più chiaro della delay 1000, che sono i millisecondi in questo caso, qua abbiamo direttamente time.sleep. E sleep, per quanto sia un inglese molto semplice, è molto più chiaro, è molto più diretto come concetto.
e non vengono passati millisecondi, mai secondi. Per tutta questa serie di motivazioni che ti ho espresso, MicroPython potrebbe diventare, da qua al futuro, il prossimo linguaggio di programmazione. Ma naturalmente sono anche sicuro che, probabilmente tu, così come tanti altri, possano avere dei dubbi o delle opinioni diverse, motivo per cui ti invito a parlarne qua nei commenti, assieme a me.